Anticipazioni Beautiful, trama puntate, dal 2 al 6 settembre 2019. Steffi vede un bacio tra Bill e Brooke. Lunedì 2 settembre 2019. Brooke è molto triste e non sa davvero come porre rimedio alla situazione in cui si trova Bill, che intanto ringrazia Liam per la timida apertura nei suoi confronti. Il giovane Spencer successivamente ribadisce al suocero il suo impegno. Si terrà alla larga dal padre, che ha ferito lui, Steffi e tutti i membri della sua famiglia. Il perdono è qualcosa di non auspicabile. Brooke intanto esce a fare una passeggiata e raggiunge il suo ex, al quale dice che lo appoggerà e lo sosterrà sempre, non perché sente di provare dei sentimenti nei suoi confronti, ma di contro perché è una donna che ama la verità. La decisione presa dal giudice è davvero insensata e Katie presto si renderà conto dell'errore commesso. Bill, disperato, dice di non poter accettare di essere diventato per il figlio una persona da vedere come fa con i suoi amichetti e il padre. E Thorne e Katie hanno giocato davvero sporco questa volta. A casa di Wyatt, Sally intanto sfila in lingerie, facendosi ammirare dal suo amato in tutta la sua bellezza. La ragazza è al settimo cielo. La carriera procede a gonfie vele. I Forrest l'hanno perdonata e si fidano di lei. E in più ha trovato a Los Angeles l'uomo della sua vita. Wyatt la abbraccia felice e gli assicura che insieme porteranno avanti progetti importanti. Zoe intanto dà a Emma della maleducata e della bambina per aver dato di matto durante il servizio fotografico per il rilancio dell'Intimate. Dopo un po' la Barber, temendo di perdere il suo amato, con la sua gelosia lo raggiunge e gli chiede scusa, affermando di essere pronta a ricominciare. Lui però ha nella testa la bella Buckingham e, pur accettando le sue scuse, fa capire di essere estremamente confuso. Le dice che non vuole perdere il lavoro alla Forest Recreation e nemmeno lui. Alla fine si abbracciano sotto gli occhi indiscreti di Zoe. Intanto Brooke, dopo la scoperta dell'accordo sotto banco tra il giudice McMullen e Ridge, è pronta a intervenire in nome della verità. Martedì 3 settembre 2019. Bill scopre che Sally e Wyatt hanno una relazione e, pur mostrandosi parecchio infastidito, decide di non intromettersi nella vita del figlio, se quella donna può renderlo davvero felice. Il magnate poi spiega alla Spettra di sentirsi molto solo negli ultimi tempi. Tutti coloro che gli gravitano intorno sono legati a lui da affari e denaro. I suoi figli, inoltre, gli hanno voltato completamente la faccia e sa che sarà difficile ottenere il loro perdono. Per non parlare dell'ex moglie che ha ottenuto dal giudice McMullen la custodia esclusiva di Will. Ora non può fare altro che sperare nella benevolenza dell'ex, che purtroppo è manipolata dal suo nuovo maritino. Ridge inoltre si è insinuato nella faccenda e non sta facendo altro che metterlo contro tutti. L'unico a sostenerlo è Brooke. Sally più tardi resta da sola con il suo fidanzato. Ammette di comprendere benissimo lo stato d'animo del magnate, date le circostanze in cui lei è cresciuta da bambina. Brooke, delusa e furibonda, intanto nel corridoio di casa sua spia Ridge, che manovra due cellulari. Non esita a chiedergli cosa stia combinando. Lui inventa una scusa poco credibile e propone alla moglie di fare pace. Poi lascia la stanza per andare a fare una doccia. La Logan si impossessa del suo telefonino lasciato incustodito e, incredula, legge i messaggi che il consorte ha inviato a McMullen. Bill, dopo un po', passa alla Forest Creation con l'intenzione di parlare con lo stilista. Quando quest'ultimo arriva, lo tratta con disprezzo. Il magnate gli fa notare che ha messo due sorelle l'una contro l'altra. Brooke nel frattempo si precipita nello studio di McMullen. Senza troppi giri di parole, gli chiede di vuotare il sacco.
si è lasciato corrompere e manipolare da Ridge? Il giudice, sorpreso, respinge ogni accusa, ma Brooke gli fa presente di essere venuta a conoscenza di messaggi e telefonate a dir poco compromettenti. McMullen nega ancora e dice che nessuno lo ha corrotto. Mercoledì 4 settembre 2019. McMullen, data l'esistenza della Logan, è costretto a raccontare la verità, ma precisa che avrebbe preso, anche senza l'intervento di Ridge, la stessa decisione. Brooke grida alla corruzione, ma lui nega. Spiega di essersi basato su prove certe, di aver deliberato rimanendo al di sopra delle parti. Le azioni di Bill sono state veramente disgustose e la richiesta di Katie e di Thorn è stata più che sensata. Brooke però gli assicura che battaglierà. Nessuno la fermerà. Will ha tutto il diritto di avere il papà al proprio fianco. Lei purtroppo è cresciuta senza avere la figura paterna accanto e non vuole che nipote soffra come ha sofferto lei. Will intanto chiede alla mamma di poter passare un po' di tempo con Bill. Lei, sorpresa e felice, accetta. Gli assicura che, come promesso, potrà vedere il papà ogni volta che lo desidera. Inoltre è contenta perché vede che non ha più paura di lui. Bill chiede a Ridge di aiutarlo, ma lui risponde di no. Vuole un bene immenso a Will e proprio per questo motivo ritiene che Thorn sia un genitore migliore di lui. Dopo un po' il magnate riceve la telefonata di Katie che gli fa sapere che Will vuole vederlo. Bill fa salti di gioia e la Logan precisa che non ha alcuna intenzione di tenerlo lontano dal figlio, ma deve impegnarsi al massimo per dimostrare che gli vuole davvero bene. Ridge e Brooke intanto si incontrano alla Forester Creation. Lei nervosa dice di averlo smascherato e gli racconta dell'incontro avuto con McMullen e ancora prima degli SMS letti sul suo cellulare. Ridge però, con fare spavaldo, dice che il vero crimine è un altro, e cioè consentire a un uomo cattivo come Bill di fare il padre, e la prega di non intromettersi e di mantenere il segreto. Bill alla Spencer si organizza per ricevere Will. Cancella tutti i suoi impegni e fa acquistare dei dolcetti per il bambino. L'arrivo di Katie è pieno di emozioni. Padre e figlio si abbracciano. Lo Spencer gli promette che da quel momento in poi le sue priorità cambieranno e lui verrà sempre al primo posto. Giovedì 5 settembre 2019. Katie lascia soli padre e figlio, sapendo di aver fatto la scelta giusta. Vederli interagire è qualcosa di unico. Si augura che questo sia solo l'inizio di tante nuove bellissime giornate. Più tardi, Allison avvisa Will che il padre di Jeremy, suo amichetto, è passato a prenderlo. Bill svela a Katie di aver capito molte cose grazie a lei e che, da quel momento in poi, sarà un padre presente e attento. Per questo vorrebbe essere più coinvolto nella vita del bambino. Katie lo ascolta, felice e divertita. Il magnate le chiede di revocare la decisione del giudice, ma lei gli ricorda che sono passati appena 2 giorni dall'udienza. Il battibecco tra Ridge e Brooke, invece, continua senza sosta. Lo stilista spiega di non aver realmente condizionato la decisione finale del giudice. Sono state le azioni cattive di Bill a indurlo all'affido esclusivo. Poi l'uomo le racconta che McMullen si è laureato anche grazie a lui e che per questo motivo l'uomo ha deciso di ricambiargli a distanza tantissimi anni il favore, se così si può chiamare. Brooke insiste sul rischio che sta correndo. Potrebbe finire in prigione e anche il giudice rischia grosso. La sua carriera potrebbe andare a rotoli. Ridge, proprio per questo, la invita a mantenere l'assoluto riserbo sulla faccenda e la bacia. Bill, più tardi felicissimo, passa alla Forester Creation, intenzionato a parlare con Brooke. Le racconta del pomeriggio passato con Will e di quanto sono stati bene insieme. Aggiunge che ha provato a chiedere alla sua ex la revoca dell'affidamento esclusivo, ma inutilmente.
Brooke, a voce bassa, si lascia scappare qualcosa di troppo. Wyatt, nel frattempo, è nel backstage della Forrester. Incontra Steffi e la ringrazia per la grande opportunità che ha concesso a Sally. La Forrester, sorprendentemente, ne approfitta per lanciargli una proposta: diventare il suo PR. Il ragazzo non si lascia scappare questa grande opportunità. In questo modo potrà passare tutto il tempo che vuole con la sua amata. Più tardi Steffi incontra il padre e lo trova molto turbato e scosso. Cosa ha visto? Venerdì 6 settembre 2019. Sally arriva alla Forrester Creation e, sorpresa, vi trova Wyatt, che le annuncia di aver ricevuto una golosissima proposta da parte di Steffi. Lavorerà come PR. La Spettra fa salti di gioia. Potranno stare insieme anche al lavoro. Steffi intanto si chiede perché il padre sia così triste. Cosa gli sta succedendo? Sta forse litigando con Brooke? L'uomo però fa di tutto per sviare le sue domande. Lei suppone che non abbia inghiottito la decisione della Logan di appoggiare Bill e non Katie. Pam più tardi avvisa la Forrester della presenza dello Spencer nell'edificio e afferma di averlo visto molto provato. Non ha grande stima per lui, ma forse questa volta Katie e Thorne gli hanno dato veramente una bella lezione. Si vede chiaramente che sta soffrendo tantissimo per Will. Bill e Brooke, insieme nell'ufficio di lei, continuano a parlare dell'assurda decisione presa dal giudice McMullen e di come lui si sia trovato in un attimo a perdere tutto. Ha fatto investimenti sbagliati in passato, ma perdere un figlio è qualcosa di veramente troppo forte da metabolizzare. Non nasconde di aver cercato informazioni sul giudice per manipolarlo e corromperlo, ma non ha trovato alcunché. Poi ha capito che giocare sporco non gli avrebbe fatto onore. È felice di aver perso in maniera corretta e dignitosa. Inoltre, sa che l'affidamento esclusivo non durerà per sempre. Ha 6 mesi di tempo per dimostrare di essere un padre attento ai bisogni del figlio. Poi il discorso si sposta improvvisamente sui suoi problemi di cuore. Dice che questa esperienza gli ha fatto capire che è davvero la donna degna di stare al suo fianco. E questa donna è lei. Brooke, intimidita, conferma di vederlo cambiato in bene e di essere molto felice. Bill non nasconde di essere molto pentito di averla fatta scappare. A un tratto si avvicina a lei e la bacia con passione. Steffi apre la porta dell'ufficio proprio in quel preciso istante e, scioccata, assiste incredula alla scena. Anticipazioni Beautiful, puntate di novembre 2019. Il nuovo amore di Taylor, Hayes. E un nuovo intrigo. Un nuovo ingresso e una nuova appassionante e intricata love story andranno a caratterizzare le puntate della longeva soap americana che scalderanno i nostri cuori nel mese di novembre 2019. Taylor, come svelano le anticipazioni Beautiful, giungerà in città per stare vicino a sua figlia Steffi e alla piccola Kelly. Liam e Hope non vedranno di buon occhio il suo ritorno, così come anche Brooke, seriamente in agitazione per il suo stato di salute mentale, che apparirà sempre più preoccupante. Ridge cercherà di tranquillizzare tutti, affermando che la ex è una donna dalle qualità eccezionali e, anche se ha sbagliato tantissime volte, ha trovato sempre la forza e il coraggio per rimediare ai propri errori. Le condizioni della Hayes, dunque, desteranno preoccupazioni, soprattutto nel giovane Spencer, che farà di tutto per proteggere la sua bambina dalla folle nonna. Tuttavia la situazione cambierà improvvisamente con l'arrivo del dottor Reese Buckingham a Los Angeles, un efferato ginecologo. Il cognome già dice molto. Anticipazioni Beautiful, puntate di novembre 2019. L'arrivo del dottor Buckingham a Los Angeles. Tutto comincerà quando un giorno Zoe, alla Forrester Creation, verrà fermata da alcune sue colleghe modelle che
che le annunceranno una grande sorpresa. Una persona a lei molto cara è giunta appositamente dal Regno Unito per passare a salutarla. La giovane inizierà a porsi mille interrogativi e quando poi vedrà palesarsi al suo cospetto il dottor Rhys Buckingham, resterà senza parole. Dunque, a breve, entrerà nel cast della soap il padre della ragazza. L'uomo spiegherà che grazie a un'offerta di lavoro di una clinica di Catalina e all'interesse di un ospedale locale per le sue grandiose ricerche in campo medico, potrà lavorare finalmente vicino a lei e a non trascurarla come accaduto spesso in passato. Zoe però non ne sembrerà affatto felice, lasciando trapelare di essere stata molto trascurata da lui quando era piccola. Xander nel frattempo si avvicinerà a lei per invitarla a pranzo e Rhys sarà molto felice di rivederlo, speranzoso che entrambi abbiano trovato un punto d'incontro dopo gli innumerevoli errori fatti in passato. Aggiungerà di sapere benissimo che sua figlia è una ragazza complicata e tutto ciò perché ha avuto un'infanzia difficile, date le sue troppe assenze per lavoro. Quando il giovane Avant si allontanerà, Rhys chiederà alla figlia se è di nuovo fidanzata. Zoe preferirà non rispondere e specificherà di saper benissimo badare a se stessa. Poi i due si saluteranno in maniera molto forzata, il che starà chiaramente a indicare il pessimo rapporto che hanno sempre avuto. Anticipazioni Beautiful, puntate di novembre 2019. Taylor diventerà l'interesse sentimentale del padre di Zoe. Le anticipazioni Beautiful descrivono Zoe molto irritata dall'arrivo del genitore in America. Stando agli spoiler di novembre 2019, il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco e Rhys, statunitense, ha divorziato dalla madre di Zoe, che vive nel Regno Unito e che non abbiamo ancora avuto il piacere di conoscere. A interpretare Rhys sarà Wayne Brady, che sui social ha annunciato un po' di tempo fa che la sua permanenza nella soap si limiterà soltanto ad alcuni mesi e che stringerà un legame sentimentale con una collega, Taylor Hayes. Quest'ultima, dopo aver simpatizzato con lui, prenderà la decisione di restare a Los Angeles e di tornare a vivere in città in maniera stabile. La psichiatra deciderà inoltre di prendersi un periodo di pausa dal lavoro e di dedicarsi completamente a Kelly e a Steffi. Non a caso si trasferirà nella casa sulla scogliera che da un po' di tempo la Forrester ha acquistato grazie a Bill Spencer. Madre e figlia saranno eccitate all'idea di ritornare ad abitare insieme e in più la Forrester, come ben sappiamo, è un'affermata donna in carriera. Potrà contare sull'aiuto della Hayes per meglio gestire la sua piccola. Taylor e Steffi durante un dialogo avranno modo anche di ricordare Phoebe e di come il suo addio avvenuto tantissimi anni fa continui a pesare significativamente nelle loro vite. E a tal proposito la giovane SEO affermerà di voler dare tanto una sorellina alla sua Kelly per ricreare il magico legame tra lei e la sua gemella. Anticipazioni Beautiful, puntate di novembre 2019. Taylor parlerà male di Brooke con il dottor Buckingham. Gli spoiler annunciano che purtroppo la nuova sistemazione di Taylor preoccuperà moltissimo Liam e non solo. Anche Hope e Brooke, che la riterranno pericolosa per il benessere di Kelly. Le due inviteranno Steffi a non consentire alla madre di fare da babysitter alla piccola. La Logan riterrà la rivale instabile e pericolosa, soprattutto quando verrà a conoscenza che ha attentato alla vita di Bill Spencer, usando la pistola d'oro di quest'ultimo. Sempre più in ansia, Brooke un giorno si recherà addirittura dal suo ex per spingerlo a denunciare la psichiatra. Nel frattempo la Hayes inizierà a interessarsi particolarmente a Rhys. Il medico infatti, non appena la vedrà, resterà folgorato dalla sua bellezza e si dimostrerà subito intenzionato a conoscerla e specificherà di averla già notata in passato durante un convegno tenutosi a Los Angeles.
Taylor apparirà molto lusingata dalle sue parole e di fronte alle domande dell'uomo sul perché abbia sospeso la propria attività in campo medico, lei affermerà di aver avuto problemi molto seri legati all'alcolismo e soprattutto a Brooke Logan, che definirà la principale causa delle sue disgrazie e di quelle accorse ai Forrester. Anticipazioni Beautiful, puntate di novembre 2019. Reese nasconderà un piano segreto. Trascorsi alcuni giorni, il dottor Buckingham e la donna si incontreranno nuovamente durante un party organizzato per festeggiare il grande successo della linea Intimate. Tra i due, dopo una lunga chiacchierata, arriverà finalmente il tanto atteso primo bacio. Reese poi chiederà ulteriori informazioni su Brooke e Taylor a sua figlia Zoe e che, dopo aver ascoltato le sue parole, si dirà molto preoccupata. Perché? Il dubbio è presto sciolto. La ragazza lascerà intendere che spesso il genitore in passato ha stretto legami con donne di successo e di potere al solo scopo di derubarle. E quando l'uomo scoprirà che Steffi intende adottare una bambina e che Hope è in dolce attesa, studierà un perfido piano per incassare. Rumors indicano in aggiunta a ciò che ben presto compariranno dei suoi nemici sulla scena, che lo raggiungeranno e lo minacceranno di brutto. Se non provvederà al più presto a chiudere un grosso debito con loro, potrà dire addio alla figlia Zoe. Quest'ultima intanto, un giorno, ascoltando di nascosto una telefonata del padre, apprenderà dei suoi problemi economici e capirà che sta soltanto fingendo di essere innamorato di Taylor. E ci chiediamo, Reese alla fine si innamorerà di lei? Quest'ultima rischierà di scottarsi nuovamente? E soprattutto, su cosa verterà il piano che il dottore ideerà e coinvolgerà loro malgrado anche Steffi e Hope? Si vocifera che presto assisteremo ad uno scambio di culle. A presto con nuove news! Grazie per aver scelto Uomini e Donne News. Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, registrati al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.